Buongiorno amici. Buongiorno. Buongiorno, sono le 2:30. Siamo qui in cammino. Stiamo andando alle Barbados. Una bugia, stiamo andando a mangiare a casa di mia madre. Qui con noi c'è un ospite speciale, Lilly, detta la cinese, perché col vento fa gli occhi a mandorla. Sulla giostra! Com'è? Ora un po' si metterà sicuramente a vedere fuori dal finestrino. Fuori dal finestrino. Giornata calda, abbastanza calda, caldissima, rovente. Sì. Giornata proprio di stare sotto il piumone. No, dall'acqua del mare. Eppure vorrei provare a mettermi sotto a una coperta di lana in piena estate. Eccola qui. No, scherzo, a fare i pidocchi. No, guardate lì, li devi inquadrare, guarda. Sì, l'avevamo già inquadrata ieri però. È arrivato il momento. Sì, il momento catartico. Guardatela lì, via col vento. Fuori, guarda, anzi, tutti e due. Una via col vento. Sì. Bene, a dopo. Allora ragazzi, siamo qui insieme a questa scimmiaccia. Che quello è il mio, Colpix. Colpix. Ottavino Colpix. Vabbè, lui parla una lingua adattata. Anche lui parla lo svedese. Che abbiamo Vinenzo. Ciao. Che abbiamo aggiornamento. Un aggiornamento in corso. Non spegnere il sistema. E tra un po' faremo un torneo di FIFA. Sì. A 4. Vince voi. Andrea sta andando a prendere i joystick, i giochi. No. Beh. Sinceramente no. Sì. Che cosa? La vinco io. Che vinco cosa? Tutto io. La FIFA, i campionati internazionali. Modalità facile. Ah, facile. No, se è facile non c'entra niente, che in quattro siamo. Lei sempre il nostro trucchetto. Non sei proprio la nostra trucchetta. Vabbè, ma siamo io e Vincenzo contro tu Andrea. Ah, che ho perso la tua. Cioè, scusa, tu e Andrea, tu e Vincenzo, scusa. Il tocco. Facciamo il tocco, facciamo. Vabbè, lo faccio. Lei sono scarsa, FIFA. Cioè, e lui è forte, Andrea è forte, tu sei scarsa. E sono le squadre equilibrate. Del principiante può essere pure. Capace che gioca, capace pure che lo batto. Esempio. Come Mortal Kombat, una volta hai preso, una volta Mortal Kombat. Vabbè, ma tu sapevi trucchi. No, non sapevo io. Non trovare i trucchi, usava. Io usavo il personaggio mongol. Mongol? No. Eccolo. Bene, siamo pronti ragazzi. A dopo. Sì, perché la sera? No, Leo! Bene ragazzi, siamo qui all'ora di cena, all'ora di pranzo. Che la sta Leo? Perché si vede scopo? Bella becciata! Guardate! Scusa Patrick, col bicchiere è girato. Pasta fresca? Sì, ho già aperto. No, che sguardo! Uno sguardo perso! Dell'aceto! Giusto, eh? Sì. Ok, oh, guarda. Scusate, ha sporcato l'obiettivo col suo musino bagnato. Beh, dopo. Ciao, Inè. Ciao. Allora, ragazzi, abbiamo fatto un bellissimo gol. Allora. Replay. Voglio togliere. No. 1-0, dai. Classic 11° contro Barcellona. No. Ciao. Ciao. Si può? Oh ragazzi, sul 3-0, guardate. Ma direi... Sì, che lo... Come? Vedi io, ho detto... Mamma! Grande coppia. Vado indietro. A sé. Io ho detto Andrea, esci! È per questo io... E invece io con questo qua sto mandando il dito alla porta per la palla. Guarda che bello. Scappato in porta. Scappato in porta. Sì, cioè... Come E falli me. No. Allora ragazzi, vi dico solamente che abbiamo vinto 3-0. No, quant'è? 4. 4-0. Tripletta di Vinenzo e un gol da parte mia. Che dire? Ora loro stanno scegliendo le nazionali. No. Ma non mo stanno cambiando. Poi, noi abbiamo il Borussia Dortmund contro il Manchester United. No, rossa. United. Rossa, maglietta rossa. Vabbè. Pro
nel frattempo facciamo un po' di formazione. Dai, un po' di formazione, ci alleniamo un po'. Ci alleniamo, siamo già allenati, cioè. Ok. Oh ragazzi, 2-0 già. A 3 minuti. A 3 minuti. Oh, siamo forti, siamo forti. Se sono saltando le play. Aspetta, non gioco neanche, guarda, faccio il video. Vai, vieni, vai. No, ma da solo. Da solo. Aspetta, devo per forza crossare. Ok, bravo. Dai. Bene ragazzi, siamo pronti, siamo qui, via. Siamo andati a trovare mio zio che sta in ospedale. Inconveniente di ieri. Inconveniente di ieri, dai. Imprevisto di ieri. Imprevisto di ieri, dai. Ok, siamo arrivati, rientriamo, vedete luce com'è bella con questa maglietta. Esatto. Ciao. Ciao. Bene ragazzini, siamo arrivati a casa. Tada. Abbiamo comprato il guinzaglietto nuovo a Lilli. Aspetta che ve lo faccio vedere, eh. Aspettate. Aspettate. Guardate. Guardate il guinzaglietto. Devo stendere. Guardate. Tada. Tutto colorato. Tutto molto elegante. Di raffinato tessuto. Si vede? E niente. Fa caldo ragazzi, fa caldo. Andiamo, andiamo. Andiamo lì, andiamo. Andiamo. Madonna mia. Quanto è volgare lì. A dopo ragazzi. Amici, amici, amici e amiche. Quanto è scemo. Fatto male! Gli ha morso il piede. L'alluce mi ha morso. E poi il dito più grosso che hai è quello. Ma sapete che lei c'ha dei pollicini grossi? Ancora insiste. Niente. Beh. Che ore si sono fatte? Sono le tre del tardino, direi. Le tre? Vabbè, oggi è stata un'altra giornata un po' scombussolata, perché con il fatto che ieri notte ci siamo coricati che erano le 3:30, 4. Oggi già sballato tutto e niente, mi sto trovando la scorzetta qua. Niente, praticamente ci siamo alzati abbastanza tardi, anzi no, presto stamattina, con tutto che siamo coricati, che no, ci siamo coricati tardi. Io mi sono alzata alle 8:30, che me ne sono andata per le 10:15, me ne sono andata. Tu hai fatto la terapia. Ho fatto la terapia, quindi mi sono alzata alle 8:30. Tu invece ti sei alzato alle 11:30 quando io sono ritornata. E niente, bella, lei si è andata da sola stamattina con la macchinina brum brum. È andata a farsi le analisi. Già prima da stamattina, da ieri, che mi ha fatto chiamare 3 volte. Amo, che devi fare? Mi devi accompagnare tu, me ne vado io. E io ho fatto nana. Non lo so, poi vediamo. Aspetta. E altri 10 minuti, alla fine ho detto scusa, ma la macchina dove sta? Sta parcheggiata là, ok, ciao, me ne sto andando. È una ragazza autonoma. Beh certo, ma dimmelo prima. Non è una ragazza degli anni 30. No, assolutamente no, degli anni 20. È autonoma, prende le chiavi e va via. Certo, però il discorso è che potevi dirmelo prima, inutile che mi hai fatto venire avvisato 3 volte. Non lo so, aspetta, fammi dormire altri 10 minuti. Comunque ragazzi, oggi ho riscoperto che giocare a FIFA su PlayStation è veramente bello, specialmente quando giochi con un pro al tuo fianco e fai il culetto a strisce agli avversari. Veramente, mi sono divertito da poche partite. 3 partite ho fatto, 3 o 4 partite. Tutte vinte. Ti piace vincere facile, perché dovevate fare una squadra pari, nel senso, uno che sapeva giocare. Io non so giocare. E Andrea doveva essere Andrea, il fratello più piccolo, a saper giocare. Leo no, invece si è rilevato tutto il contrario, perché praticamente abbiamo giocato io, Vincenzo, contro Andrea e mio fratello Leo. E abbiamo vinto. Poi Leo diceva, vabbè, ma Andrea schiappa. Andrea ha mollato e ha giocato solo Leo. E praticamente ho notato che Leo dal 5-0
ha rimontato a 6 a 4. Cioè noi 6 e lui 4. Vabbè. Hai capito? Alla fine realmente Andrea era schiavo. Era Andrea l'unico scapocchione. Andrea, mi dispiace, te lo devo dire. Eri un po' pizza. Per non dire tutta pizza. Comunque. Perché sei un po' sfocato. Sì, ogni tanto c'ha questi. Sì, c'ha l'autofocus. Sì, ma lo fa spesso l'autofocus. Sì, sempre. Lui mette a fuoco sempre. Non rimane stabile. Forse devo programmarla io sta cosa. Comunque ragazzi, oggi si è mangiato. Si è mangiato. Mamma mia. Però posso dirvi che piano piano sto riprendendo il ritmo del vecchio Saverio. Cosa vuol dire? Che sto mangiando senza sentire la sazietà. Come se il pozzo piano piano sta diventando sempre più profondo. Speriamo. Però mi è arrivato un pochino di sonno. Sono le 3:30. No, le 3:05 sono. Facciamo sbadigliare un po' i nostri amici, visto che dice che lo sbadiglio è contagioso anche tramite web. Danieli, noi stavamo aspettando, eh? Danieli. Stavamo aspettando. Vabbè ragazzi, detto questo, continuate comunque a seguirci e commentare. Mi raccomando, se avete altri argomenti, perché lunedì dobbiamo parlare dell'argomentazione della religione. Avevamo detto di fare quello. Comunque per le prossime settimane sono aperte le iscrizioni dei vari argomenti da fare, quindi fateci sapere, ditevi. Daniele Sensi, lo so che sono un povero ignorantone che faccio delle correzioni alla cacchio di cane. Vabbè, dai, Daniele, noi siamo fra noi, tra intimi, cioè no, correggersi sì è bello, che uno poi, come si dice, amplia. Vedi l'ignoranza terronica che ho? Amplia. Togli il terronico, ignoranza. Ignoranza è basso. Amplia il suo bagaglio culturale. E allora. Molto ristretto. Però siamo tra noi, siamo tranqui. Senti. Free. Scusa. Un messaggio a Daniele di risposta, sempre a Daniele Sensi, dai. Lui ha detto, scusami la mia ignoranza, lui è così, non può dire o fare il poeta, il polemico, il filosofo, quando poi alla fine chiude la fotocamera ed è un ignorantone. Ignorantone. No, tu hai detto che sei ignorante. Ho capito, ma su alcune cose è ignorantone. Vabbè, ok, quello dico, siccome lui è così sempre, cioè è così anche quando sta davanti alla telecamera, lui è così anche quando scrive. Quindi se noi dobbiamo essere noi stessi e rappresentare la nostra giornata, sì, però ho capito, però migliorarsi, certo, anche non c'è un'età per migliorare, uno può migliorare e può imparare, certo. E beh, fa bene, anzi Daniele fa bene che dice Saverio, però caspita, dai, per questa volta non ti metto il cappello dell'asino, però puntini. No, a parte gli scherzi, dai. Se c'è la critica e la critica è costruttiva, ben volentieri. Certo, i commenti. Però se la critica è fatta a capocchia, no. No, accettiamo anche i commenti, appunto, di critica. E i commenti negativi, non è che uno dice no, vogliamo solo i commenti positivi. No, quelli dubbiamente fanno piacere. Però anche quelli, appunto, di critica sono costruttivi e fanno crescere e ampliano, ingrandiscono il nostro bagaglio culturale. Va bene, detto questo, continuate a seguirci, commentare, come stavo dicendo prima, condividere, iscrivervi al canale e buonanotte a tutti amici. Ciao ragazzi, ciao. La faccio. No. Non mi lascia più il braccio, guarda.